match in A2 qui a Fabriano tra Turbo Air e il Basket Rimini, vale a dire due delle aspiranti alla promozione in Serie A1. Gli arbitri sono Reatto di Feltre e Pascotto di Porto Gruaro, con la nuova divisa a strisce verticali. I due quintetti sono già pronti al centro del parquet per la prima contesa. Fabriano con il quintetto formato da Gnecchi, Guerrini, Pedrotti, Lulli e Stokes. Lulli che in pratica sostituisce Coltellacci rispetto allo starting five tradizionale, in quanto Coltellacci ha un problema alla caviglia, non si è allenato durante la settimana, mentre Rimini è priva addirittura del suo americano Lee, che si è infortunato proprio nell'ultimo allenamento di ieri mattina, nella rifinitura. Coach Carmenati per il Fabriano e Rubi per Rimini, un ex insieme a Pezzin, che gioca in quintetto con Romboli, Scarone, Casoli e Dalla Mora. Palla per Lulli che si incuna, va al tiro, ravvicinato da centro area, sbaglia, prende un grande rimbalzo difensivo Scarone, grandissimo talento atletico, e poi va in sospensione a realizzare il primo canestro della partita. Errore di Lulli e canestro di Scarone, poi perde la palla Pedrotti che non controlla il passaggio del compagno. Quindi quintetto tutto italiano per il Basket Rimini, che ha disputato un precampionato splendido demolendo in Coppa Italia Montecatini, un'altra delle favorite per la promozione dopo il rientro di Mario Boni dalla squalifica, e addirittura impensierendo nel turno successivo la Buckler Bologna. Adesso c'è il fallo in attacco fischiato a Casoli, che si è liberato in maniera irregolare di Stokes. Stokes, americano part-time di Fabriano, in attesa che Carmenati possa recuperare Jay Murphy, operato al tendine d'Achille e in via di pieno recupero. Guerrini completamente solo, può andare alla bomba, la sbaglia, sotto canestro prevale Casoli che apre immediatamente per Scarone. Chiaro che Rimini deve fare qualcosa di importante per vincere a Fabriano con una formazione tutta italiana. Grande penetrazione dalla Mora in angolo per Romboli che sbaglia la bomba e il rimbalzo è di Gnecchi. Quindi spinge subito il playmaker di Carmenati per Stokes, c'è Pezzin su Stokes che va al tiro e realizza il primo canestro dei padroni di casa. Dicevo, 74esimo campionato di basket. Al tiro adesso Scarone, sbaglia, rimbalzo di Guerrini, palla per Gnecchi e poi finisce con un piede fuori Lulli, e quindi perdiamo un altro pallone in attacco. 74esimo campionato di basket, potrebbe essere l'ultimo prima della riforma. Il prossimo anno infatti ci potrebbe essere la Serie A unica a 24 squadre, quindi Fabriano e Rimini cercheranno in tutti i modi di guadagnarsi un posto al sole in questa stagione in A2. Adesso fallo di Guerrini su Scarone, si era liberato bene. Per il capitano di Fabriano è il primo fallo, ci sarà una rimessa laterale per gli ospiti allenati dall'ex Giampiero Rubi. Rimessa su Scarone abbastanza laboriosa, difesa individuale di Fabriano, qualche difficoltà per Rimini. Romboli però fa saltare Gnecchi, va alla sospensione e trova il suo primo canestro, e quindi Rimini di nuovo avanti di due punti, ma la partita deve ancora entrare nel vivo. Sempre individuale anche la difesa di Rimini, che appunto come dicevo in precampionato ha destato ottima impressione soprattutto per l'intensità difensiva. Palla per Pedrotti, adesso c'è il fallo fischiato ancora alla difesa, mi pare a Scarone o a Casoli, vediamo un po' la segnalazione degli arbitri, e infatti è già il secondo fallo di Casoli. E si prepara ad entrare Semprini nelle file di Rimini, in quanto i due falli
del pivot titolare preoccupano Giampiero. Adesso c'è un gran pallone sotto per Lulli che però non controlla. Peccato, perché Lulli non ha iniziato bene questo incontro, un giocatore, uno dei volti nuovi della Turbo Air edizione 95-96, giocatore proveniente da Venezia dove ha disputato un grande campionato l'anno scorso con 19 punti di media, giocatore di grande fisico. Palla per Pezzin, fuori per Romboli che si incuna, poi scarica per Scarone. Scarone può andare alla bomba, la sbaglia, sotto canestro prevale Pedrotti, apre per Gnecchi, da Gnecchi a Guerrini, cerca di snodarsi la transizione di Fabriano. Pedrotti è libero in lunetta e realizza un comodo canestro con i piedi piantati per terra, da quella posizione completamente libero Pedrotti non poteva sbagliare. Adesso una grande penetrazione di Scarone, c'è stata però una deviazione della difesa e quindi rimessa dal fondo per Rimini con 22 secondi a disposizione per concludere l'azione. Romboli, palla ancora per Scarone, dalla Mora, va al tiro dalla Mora, è sfortunato, la palla esce dall'anello dopo aver dato l'impressione di poter entrare e quindi Fabriano controlla questo pallone in attacco con la possibilità di operare il sorpasso. Lulli, servito Gnecchi, palla per Stokes, c'è Semprini su Stokes, va al tiro e realizza Marcus Stokes il suo quarto punto. Ha avuto un buon inizio il Colored di Carmenati che firma il primo vantaggio per la formazione di casa. Dicevo, Rimini e Fabriano sono sicuramente due delle grandi favorite per il salto di categoria insieme a Cantù e Montecatini soprattutto, e poi Napoli e Reggio Emilia. Intanto c'è stato un errore da distanza ravvicinata di Pezzin e quindi sciupa questa opportunità Rimini in attacco. Giampiero Rubi in piedi davanti alla sua panchina, Carmenati invece ancora seduto a seguire l'attacco della sua squadra. Un bel passaggio sotto di Gnecchi per Lulli che si gira, va al tiro, sbaglia ma subisce il fallo di Pezzin. Per Pezzin è il primo fallo, per Lulli ci saranno due tiri liberi. Intanto esce Romboli nel Rimini ed entra numero 15 Angeli, un prodotto locale, giocatore di grande talento, imprevedibile, un po' pazzoide nel senso buono del termine, comunque da tenere sempre d'occhio. Tanto Lulli ha realizzato il primo personale e adesso anche il secondo e quindi per lui ci sono i primi due punti. Per Fabriano c'è un piccolo break di 4 punti con un parziale di 6-0 da meno 2 al più 4. Bella la difesa di Fabriano, raddoppio su Scarone, però si libera bene, servito Semprini, semigancio Semprini, sbaglia ma prende un grande rimbalzo Scarone che va a realizzare in tap-in il suo secondo canestro e quindi riporta sotto la formazione ospite. E adesso in difesa su Guerini che però gli va via e è costretto a commettere su di lui il primo fallo. Una buona iniziativa in penetrazione di Roberto Guerrini che guadagna due tiri liberi, normalmente preciso dalla lunetta. Non ci sono stati cambi nel Fabriano, ce ne sono già stati due nella formazione di Rubi. Uno per problemi di falli, Casoli ha lasciato il posto a Semprini, un altro diciamo per motivi tecnici, Angeli ha sostituito Romboli e Guerini mette entrambi i personali e quindi sono i primi due punti anche per il capitano. Ad eccezione di Gnecchi, tutti gli uomini schierati da Carmenati hanno iscritto punti a referto. Rimini ancora deve trovare il bando della matassa in attacco, palla sotto adesso per Semprini. Scarone prova a liberarsi, si libera infatti, va a tirare da sotto, sbaglia ma subisce il fallo di Stokes. Stokes, primo fallo. È chiaro che giocare senza straniero non è facile anche per una squadra compatta, equilibrata e solida come Rimini, in trasferta sul campo di una diretta avversaria. Tra l'altro lì
americano di rugby, è un giocatore molto forte sia in difesa sia in attacco, con un tiro dal perimetro veramente micidiale. Intanto è rientrato Romboli al posto di Dalla Mora nella formazione ospite e Scarone ha messo entrambi i tiri liberi e con 6 punti è il miglior realizzatore della partita. Poi si distrae Rimini e subisce la schiacciata in contropiede di Pedrotti, che sigla il suo 4° punto. Grossa dormita nel ripiegamento difensivo di Rimini. Adesso bomba di Angeli che trova il suo primo canestro e anche la prima bomba della partita e porta la firma del riminese puro sangue Alessandro Angeli. Adesso un pallone sotto per Stokes che non riesce però a deviare, recupera la palla e realizza il suo 6° punto. Sta giocando in maniera abbastanza fluida Fabriano in attacco, penetrazione di Scarone, una grande penetrazione, fallo di Gnecchi. Giocatore Scarone temibilissimo perché alterna la penetrazione all'arresto e tiro e quindi un giocatore difficilissimo da contenere. Ancora un cambio nel Rimini, esce proprio Scarone ed è rientrato mi pare Dalla Mora, quindi sta ruotando già tutti i suoi uomini Giampiero, almeno tutti i suoi uomini disponibili e validi. Valtiro Semprini sbaglia sotto canestro Pezzino, non riesce a conquistare il rimbalzo, la palla controllata da Gnecchi e supera la metà campo. Guerrini costringe al fallo Romboli, canestro non è valido, il fallo nettamente prima del tiro per Romboli, il primo fallo per Guerrini e per Fabriano una semplice rimessa laterale. Gianni Quaresima per TV Centromarche, un saluto agli amici di Rimini. Le riprese sono di Walter Battistelli e anche quest'anno a TV Centromarche ha l'esclusiva degli incontri casalinghi della Turbo Air. Adesso rischiamo di perdere il pallone in attacco, lo recuperiamo con Gnecchi che poi va a un tiro sbilenco ma trova il suo primo canestro e quindi tutti gli uomini impiegati da Fabriano finora hanno realizzato. Ancora una bomba di Angeli e sono 6 punti di Angeli. C'è un cambio ancora per Rimini, esce Pezzin che non ha inciso finora sulla partita ed entra Rusin, già impiegato 8 giocatori Rubi, mentre Fabriano prepara adesso il suo primo cambio. Dovrebbe entrare Monzecchi, palla per Guerrini, fuori per Pedrotti, Pedrotti per Stokes, dalla lunetta servito sotto Lulli che subisce il fallo nettissimo di Rusin appena entrato, quindi avrà 2 tiri liberi. Fabriano ha +2, 16-14, ma Rimini con 2 bombe consecutive di Angeli è riuscita finora a mantenere il contatto, mentre primo cambio preannunciato nel Fabriano, Monzecchi ha preso il posto di Pedrotti mentre Lulli continua a imbucare dalla lunetta. Sono 3 su 3 per lui nei tiri liberi. E ora 4 su 4. Il Fabriano ha distribuito bene i suoi punti finora, mentre Rimini ha avuto 6 punti da Scarone e 6 da Angeli. Palla per Dalla Mora. Angeli ancora, c'è Gnecchi su Angeli. Palla per Romboli. Poi Rusin che non controlla, controlla però Angeli. Qualche problema in attacco per Rimini. Dalla Mora, bomba di Dalla Mora a bersaglio, un'azione abbastanza farraginosa conclusa però da una bomba vincente di Dalla Mora che riporta Rimini a -1 e quindi non mollano gli ospiti. E Rubi continua a cambiare giocatori uno dietro l'altro nella speranza di trovare la giusta quadratura del cerchio. E fallo adesso di Dalla Mora su Lulli. Lulli giocatore, come dicevo prima, di grande consistenza fisica.
Esce Romboli, rientra Scarone. Sta alternando tutti i suoi giocatori, Giampiero, appunto sperando di trovare l'assetto giusto. Palla per Guerrini, che va ad incunearsi a trovare un canestro acrobatico molto importante, che riporta Fabriano a più 3, 20-17. Un buon avvio di Fabriano in attacco. Palla sotto per Semprini, che poi ha servito Rusin, che sbaglia ma subisce il fallo della difesa. Il fallo di Gnecchi, è già il secondo fallo per Andrea Gnecchi. Fallo di Gnecchi, secondo fallo. E si prepara ad entrare Rorato con il numero 8. Due tiri liberi intanto per Rusin, che sbaglia completamente il primo. Avrà comunque un secondo a disposizione. 20-17 per i padroni di casa. Rimangono 17 punti di Rimini, perché Rusin sbaglia anche il secondo, poi con grande ardore va a conquistare un pallone importantissimo in attacco. Si è un po' addormentato Fabriano in questa circostanza, e Rusin ha lottato come un leone, è stato premiato da un recupero veramente provvidenziale. Adesso fischiata un'infrazione di passi a Dalla Mora, che è scivolato sul parquet bagnato. Esce Gnecchi intanto ed entra Rorato nella Turbo Air. Stiamo avvicinando alla metà del primo tempo e la partita secondo me deve ancora decollare. La squadra hanno fatto vedere qualcosina di buono, ma niente di eccezionale finora. Palla per Stokes. Sembra una difesa a zona adattata adesso quella proposta da Rubi all'attacco di Fabriano. Vedremo come la Turbo Air riuscirà a districarsi. Si districa molto bene con Guerrini, che serve Stokes, che tenta di schiacciare, non ci riesce. La palla però termina ugualmente dentro. Poteva costare cara questa ingenuità di Stokes per cercare il numero a tutti i costi. Adesso un canestro di Scarone che non viene convalidato per un fallo in attacco fischiato. Fallo a Rusin, una grande penetrazione di Scarone vanificata da uno stupido fallo di Rusin. Quindi Fabriano adesso a più 5 con la palla in mano. Veramente una ingenuità di Rusin. Si prepara a rientrare Pezzin, probabilmente proprio al posto di Rusin. Lulli, palla sotto per Stokes, però anticipato questa volta la difesa di Rimini, con Dalla Mora che va velocemente a tentare il contropiede. Scarica un pallone al liberissimo Angeli, che va alla bomba e trova il suo terzo canestro pesante consecutivo. Angeli, come dicevo, un giocatore di grande imprevedibilità e di eccellente talento, soprattutto in attacco. Lo ha dimostrato firmando un 3 su 3 nelle bombe, che tiene incollato Rimini. Adesso prova a replicare, Guerrini sbaglia completamente, rimbalzo difensivo di Rusin. Palla per Scarone a spingere, velocissimo Scarone di fronte a Guerrini. Abbiamo superato la metà del primo tempo, la palla ancora per Angeli. C'è Rorato su Angeli. Ancora una penetrazione, questa volta di Angeli, c'è il fallo di Monzecchi. Per Monzecchi finora si è visto poco, è il primo fallo. C'è un minuto di sospensione chiesto da Carmenati, che riprepara l'ingresso in campo di Pedrotti, anzi di Delcadia. Finora ci sono 8 punti di Stokes, che è il miglior realizzatore di Fabriano, 2 di Gnecchi, 4 di Guerrini, 4 di Pedrotti, 4 di Lulli nella formazione di casa, mentre nel Rimini c'è Angeli a quota 9, Scarone 6, Romboli 2, Dalla Mora 3. Non hanno segnato Casoli, Pezzin, Rusin e Semprini, e questo, diciamo, spiega sia pure parzialmente il piccolissimo margine di vantaggio accumulato in questi primi 10 minuti e mezzo di partita dalla formazione di Carmenati, che è avanti 22-20 e ha speso
proprio adesso il suo primo minuto di sospensione. Buon avvio di Stokes con quattro canestri abbastanza pregevoli. Dall'altra parte una prestazione offensiva notevole da parte di Angeli, la confermata pericolosità di Scarone e poco altro. Scarone ancora, palla per Casoli che è rientrato al posto di Rusin, palla sotto proprio per Casoli che va a commettere infrazione di passi, poi protesta con Pascotto ma questa volta l'arbitro veneto aveva perfettamente ragione, quindi sciupata questa opportunità di pareggiare a quota 22 per gli ospiti e di nuovo in attacco la formazione di casa con Del Cadia che è entrato al posto di Stokes, evidentemente ha bisogno di rifiatare un pochino in panchina. Palla per Del Cadia proprio adesso, quindi dietro per Guerrini, Guerrini si avvicina, poi va al tiro dalla lunetta, sbaglia la conclusione, prende un bel rimbalzo Casoli, apre immediatamente per Scarone, Scarone spinge, sconcerta Rorato con una finta, poi serve dalla Mora e su Casoli, anzi su Semprini c'è il fallo della difesa, fallo attribuito ancora Monzecchi, tanto è rientrato Romboli al posto di Angeli nel Rimini, si prepara ancora Pezzin, secondo fallo di Monzecchi nella Turbo Air, palla per Scarone, dietro per Romboli, dalla Mora, bomba, questa volta non va, il rimbalzo è di Del Cadia, subito per Rorato, Rorato superare la metà campo, non trova pallone per Monzecchi, adesso va a saltare Casoli e a realizzare il suo primo canestro, la prima iniziativa di Monzecchi in attacco. Ridà 4 punti di vantaggio alla Turbo Air che adesso difende a uomo su questo attacco di Rimini. Romboli sotto per Semprini, si gira Semprini, va al tiro, sbaglia completamente, però la palla lunga finisce nelle mani di Scarone che salta il suo avversario, poi va a commettere una netta infrazione di passi e quindi un'altra opportunità sciupata da Rimini che costringe Giampiero a chiedere il suo primo minuto di sospensione. Rimette in campo Pezzin Rimini e Rubini, la sua frenetica girandola di cambi, non ha ancora trovato l'assetto giusto per la sua squadra che mi pare soffra un pochino troppo soprattutto in difesa dove ha dimostrato di essere aggressiva e intensa in precampionato. Finora l'attacco di Fabriano ha avuto pochissimi problemi a superare la resistenza della difesa romagnola. D'altro canto in attacco Rimini si è affidata più che altro alle bombe di Angeli e alle penetrazioni di Scarone, mentre ha avuto pochissimo dai suoi lunghi Semprini e Casoli che dovrebbero contribuire in maniera più efficace al bottino della squadra riminese. 24 Fabriano con palla in mano, 20 Rimini in difesa, Rorato, è entrato Zecca al posto di Guerrini nella formazione di casa, quindi un quintetto assolutamente inedito per Carmenati, mentre Rimini in campo col quintetto base in pratica. Monzecchi si incunea molto bene, va a realizzare il suo secondo canestro consecutivo riportando Fabriano al massimo vantaggio di 6 punti, 26-20, quando mancano 7 minuti e 15 secondi al termine del primo tempo, quindi la partita ancora lunghissima e Rimini soffre l'assenza del suo tiratore principale, l'americano chiaramente. Adesso c'è il fallo di Zecca, è il primo per Domenico Zecca, scuola Fortitudo Bologna. E dal prossimo fallo si andrà
sempre in lunetta da una parte e dall'altra. 7 falli Fabriano, 8 Rimini. Si riprepara Semprini nella formazione romagnola, Casoli fuori per Pezzin, Pezzin si gira a centro area, va al tiro, realizza il suo primo canestro. Pezzin è un ex molto ben voluto a Fabriano, giocatore di grande generosità, lottatore indomito che con il tempo ha affinato anche la sua tecnica, è sicuramente un atleta da tenere d'occhio. Palla per Lulli, bomba di Lulli, è completamente sbagliata, colpisce appena il ferro, lo sfiora e quindi perde questa palla Fabriano, entra Semprini ed esce Casoli, Rimini, e Casoli finora ha dato veramente poco a Giampiero, che infatti parla con lui mentre va a sedersi in panchina e si riprepara Angeli. Avrà effettuato finora almeno 20 cambi Rubi, pronti Gnecchi e Stokes anche nella Turbo Air sul cubo di cambio. Palla per Pezzin sotto, Pezzin di fronte a Monzecchi, si gira, va al semigancio, lo sbaglia, corto, rimbalzo di Del Cadia, palla per Rorato, Rorato a spingere, a servire Lulli, ancora Rorato, quindi Del Cadia molto lontano dal canestro, tenta di servire Zecca, il passaggio è impreciso, Zecca non può assolutamente controllare e quindi un'altra palla buttata via dalla Turbo Air. Angeli al posto di Dalla Mora nel Rimini, Lulli e Monzecchi in panchina, Gnecchi e Stokes in campo per Fabriano, quindi i due allenatori si scambiano mosse da una parte e dall'altra. 6 minuti poco meno al termine del primo tempo, Fabriano difende 4 punti di margine su questo attacco di Rimini. Palla per Angeli, sotto ancora Pezzin, adesso è rientrato Stokes e quindi qualche problema in più per i lunghi di Rimini. Recuperato la palla Fabriano, non è riuscito a trovare subito il contropiede, però Rorato controlla, gioca adesso Rorato in playmaker e Gnecchi in guardia. Palla per Zecca che prova la percussione, costringe al fallo la difesa, fallo è di Scarone mi pare, no, Romboli, secondo fallo di Romboli. Scarone era tutto dall'altra parte. 2 tiri liberi per Zecca, possibilità ancora di salire a più 6. Come dicevo, Rimini regala un americano e non è sicuramente un fattore trascurabile, soprattutto quando una squadra viene impostata in un determinato modo. È chiaro che da lì Giampiero si aspettava 20-25 punti e una buona difesa, adesso non li ha. Gnecchi realizza soltanto, Zecca soltanto un tiro libero, quindi 27 Fabriano, 22 Rimini, una penetrazione di Scarone, un canestro con fallo di Pezzin e terzo fallo di Gnecchi. Quindi costretto Carmenati a richiamarlo immediatamente in panchina, a rimettere in campo Guerrini. Pezzin può completare l'azione da 3 punti con un tiro libero supplementare. Abbastanza ingenuo il fallo di Gnecchi in questa circostanza. Pezzin dalla lunetta non sbaglia. Per lui ci sono 5 punti. E Rimini è di nuovo a meno 2. Adesso Guerrini rischia di farsi rubar palla da Angeli, si lamenta per un fallo ma gli arbitri non l'hanno visto. Rimessa laterale per i padroni di casa, Angeli aggressivo in difesa su Rorato. Palla per Guerrini, Guerrini da 2, realizza il suo 6° punto, abbastanza in sordina Guerrini finora. Ancora Pezzin, questa volta sbaglia la conclusione, sotto canestro Stokes riesce a deviare per Zecca, sbagliato molto Pezzin finora, ma non mi sembra molto veloce nei ripiegamenti difensivi Rimini. Adesso un grande intervento d'anticipo di Pezzin su Del Cadia, Angeli a penetrare, a scaricare su Semprini, Semprini si incunea e va a subire il fallo nettissimo di Del Cadia. Per il numero 7 di Fabriano il primo fallo, per Semprini ci saranno 2 tiri liberi.
Pezzini si è fatto subito perdonare il precedente errore in attacco rubando un pallone in anticipo su Del Cavia. Intanto è uscito Scarone, è rientrato dalla Mora. Giampiero finora ha fatto letteralmente venire il mal di testa perché non ha proposto lo stesso quintetto per più di due minuti. Ha sbagliato molto finora Rimini dalla lunetta, soprattutto con Rusin e con Semprini, che adesso realizza il secondo. Per Semprini ci sono i primi punti, uno soltanto, 29-26 per la squadra che attacca. Il punteggio si è notevolmente abbassato perché adesso gli attacchi faticano un po' di più, non c'è la necessaria fluidità contro difese abbastanza aggressive. Guerrini prova a penetrare, viene chiuso abbastanza bene, forza una conclusione che poteva anche risparmiarsi. Dalla Mora si arresta, non trova lo spazio per il tiro, scarica su Pezzin, indietro a Romboli. Romboli ad organizzare il gioco adesso, prende posizione Semprini, riceve, si gira, dà un gran pallone sotto, anzi era Dalla Mora, dato un gran pallone a Semprini, canestro è stato convalidato e quindi per Semprini tre punti. Intanto Lulli e Pedrotti in campo per Del Cadi e Zecca nella Turbo Air. Semprini anche lui potrà completare questa azione da tre punti con il tiro libero supplementare. Non ho visto a chi è stato attribuito il fallo della Turbo Air, mi pare a Zecca. Sbaglia Semprini dalla lunetta ancora, rimbalzo di Stokes, palla per Rorato, Angeli molto aggressivo su Rorato che però si libera bene, arriva all'altezza della lunetta, subisce da dietro il fallo di Angeli e quindi potrà tirare due tiri liberi. Primo fallo per Angeli, il fallo è stato commesso su Lulli, quindi due tiri liberi per Lulli, finora 4 su 4. E abbiamo gufato contro Lulli, peccato. Primo errore dalla lunetta per Gianluca Lulli. 29-28, poteva pareggiare prima con il tiro libero supplementare, Semprini invece ha sbagliato, Lulli ha messo un tiro libero su due. 5 punti per lui e Fabriano sempre avanti ma di pochissimo, 30-28, adesso è in difesa. Dalla Mora, Angeli, bomba ancora di Angeli, ancora un canestro di Angeli. Incredibile prestazione di Angeli, 4 su 4 da 3 punti. Guerrini ancora a forzare una conclusione, poi sotto canestro prevale, manco a dirlo, Pezzin, quando c'è da tirar fuori le unghie e da mordere non si tira mai indietro. Ancora una forzatura di Guerrini. Pezzin, bomba Pezzin, è completamente sbagliata. E questa invece Stefano poteva risparmiarsela. Minuto di sospensione chiesto da Carmenati sul vantaggio di un punto per il basket Rimini, 31-30, 2:59 dall'intervallo. 6 Scarone, 2 Romboli, 5 Pezzin, 3 Dalla Mora, 3 Semprini, 12 Angeli per Rimini. Dall'altra parte 2 Gnecchi, 4 Guerrini, anzi 6 Guerrini, 4 Pedrotti, 1 Zecca, 5 Lulli, 8 Stokes, 4 Monzecchi. È la prima giornata di campionato, subito un big match all'esordio e un calendario in avvio difficilissimo per entrambe le squadre, sia per la Turbo Air sia per Rimini, che già nelle prime 6-7 giornate di campionato potranno valutare le loro reali possibilità di inserirsi nella lotta di vertice, dovendo incontrare praticamente tutte le squadre aspiranti al salto di categoria. Mi riferisco a Cantù, a Montecatini, a Napoli, a Reggio Emilia, a Caserta. Queste sono sicuramente le 7 squadre più attrezzate per recitare un ruolo di primo piano in questo campionato. A mio avviso Cantù dovrebbe avere qualcosina di più, almeno sulla carta, rispetto a tutte le altre. Montecatini con Mario Boni ha in pratica due stranieri, ma per il resto c'è grande lotta e c'è grande equilibrio.
prevarrà la squadra più solida, quella più fortunata, quella meglio allenata. Insomma, molti fattori potranno avere importanza. Perde un pallone intanto la Turbo Air, lo riconquista dalla Mora. Angeli da due questa volta, ancora a bersaglio, primo canestro da due per Alessandro Angeli. Rimini a più 3, 33 a 30, parla per Stokes. Guerrini difende bene Rimini in questo momento della partita, si avvicina a Pedrotti che va a commettere infrazione di passi, netta, giusta. Il pubblico protesta, ma io ve l'avevo nettamente anticipata, infrazione di passi grande come una casa quella di Pedrotti. Finora un arbitraggio perfetto da parte di Reatto e di Pascotto, da una parte e dall'altra, interpretazioni sempre puntuali, sempre obiettive. 33 a 30 per la squadra in possesso di palla. Mentre è rientrato anche Rusin nel basket Rimini, adesso un tentativo di palla dentro di Dalla Mora, ma c'è stata una deviazione della difesa e quindi fallo in attacco fischiato a Rusin. È il terzo fallo di Rusin e quindi sciupa questa opportunità di allungare Rimini. E Rusin finora ha combinato abbastanza guai per Giampiero, ma del resto gli altri lunghi non è che siano stati molto più produttivi, quindi fa bene Giampiero a fidarsi anche di Rusin. Tra l'altro Rimini lamenta l'assenza anche di Righetti, che è nazionale juniores, mentre Stokes è il primo giocatore di Fabriano in doppia cifra. Adesso c'è il fallo su Dalla Mora che andava in conclusione sottomano, fallo attribuito a Pedrotti, primo fallo per il numero 9. Intanto Pezzin al posto di Rusin nel Rimini e due tiri liberi per Andrea Dalla Mora. Bersagli il primo, Rimini di nuovo più 3, 1.40 al termine del primo tempo. Questa volta è corto, ma l'arbitro fa ripetere per un'invasione di Stokes. Poi si spiega con Pezzin. Stokes, dicevo, il primo giocatore di Fabriano in doppia cifra, l'unico con una certa pericolosità costante in attacco. Dalla Mora realizza anche il secondo tiro libero, sono 5 punti anche per Dalla Mora e c'è il più 4 per Rimini, 36 a 32, e c'è adesso l'infrazione di campo fischiata a Rorato, quindi palla persa da Fabriano e rimessa a centrocampo per gli ospiti. C'è un gruppetto di tifosi romagnoli che evidentemente è soddisfatto dall'andamento della partita, visto che i propri beniamini sono avanti di 4 punti, hanno la palla in mano. Scarone si libera del raddoppio, ha servito Dalla Mora, Dalla Mora si incune, va a segnare un magnifico canestro in penetrazione, un grande canestro, un grande prodezza atletica per Dalla Mora. Fallo in attacco di Rorato. Per Rorato è il primo fallo e quindi butta via un altro pallone la Turbo Air. Quindi due ingenuità in fila per Rorato, prima un'infrazione di campo e poi un fallo, adesso ancora un fallo della difesa di Fabriano, questa volta Guerrini. Per Guerrini e secondo fallo per German Scarone, due tiri liberi per Scarone, quindi Rimini ha la possibilità di allungare ulteriormente e Scarone però sbaglia il primo personale, molti errori dalla linea per gli ospiti.
Va il secondo per German, sono 7 punti dopo un lungo digiuno, ha ritrovato la via del canestro Gianni Quaresimo per TV Centromarche, le riprese di Walter Battistelli, è la prima giornata del campionato di Serie A 2. Palla per Pedrotti, fuori per Guerini, completamente solo. Guerini non può sbagliare, è la prima bomba della Turbo Air. Adesso c'è una penetrazione con grande stoppata di Stokes e poi Lulli in contropiede a realizzare il 7° punto e c'è Scarone a terra, letteralmente travolto da Stokes dopo la stoppata subita. È veramente una azione molto costosa per Rimini, in quanto prima ha subito una bomba di Guerini, lasciato completamente solo con i piedi piantati per terra, poi Scarone è andato a forzare una penetrazione, ha beccato una stoppata imperiosa da parte di Stokes dal quale è scaturito un contropiede facile facile per Lulli, che ha messo a segno il suo 7° punto e adesso c'è anche Scarone a terra. È chiaro che questo frangente della partita non è certamente favorevole agli ospiti. Scarone si rialza, applaudito a scena aperta dal pubblico di Fabriano, che non per niente ha vinto lo scorso anno la Coppa Disciplina, che è un po' un sintomo di sportività e di maturità che il pubblico di Fabriano dimostra anche in questa circostanza. Comunque Scarone ha lasciato il campo, adesso c'è Romboli. Romboli, Pezzin, Dalla Mora, Semprini, Angeli, quintetto ospite. Romboli per Dalla Mora, c'è Stokes molto fuori per difendere su Dalla Mora. Angeli è di fronte a Guerini, prova a penetrare, poi va a forzare un tiro improbabile, rimbalzo di Stokes. Chiedo un minuto di sospensione Rubi, vedremo se avrà l'opportunità di parlare con i suoi giocatori. Guerini prova la penetrazione, va a forzare un tiraccio ma costringe al fallo. Romboli, per Romboli è il terzo fallo, c'è un minuto di sospensione per Giampiero Rubi, che evidentemente vuol parlarci sopra per questi ultimi 5 secondi di primo tempo. È chiaro che Giampiero non è soddisfatto di quello che la squadra ha fatto negli ultimi 70-75 secondi, perché dopo aver raggiunto il massimo vantaggio di 7 punti su 39-32 con un tiro libero realizzato da Scarone, Rimini si è un po' seduta, ha subito una bomba di Guerini, poi un contropiede di Lulli e ha forzato un paio di penetrazioni con Scarone prima, che si è anche infortunato, e con Angeli, subendo la replica in velocità dei padroni di casa. Comunque adesso 2 tiri liberi per Guerini, poi vedremo l'esito di questa ultima azione del Rimini con 5 secondi a disposizione. Guerini può impattare a quota 39 ma sbaglia il primo tiro libero. Per Guerini 9 punti, può raggiungere la doppia cifra anche lui, infatti non sbaglia. 10 punti Guerini, subito l'azione per Romboli, palla per Dalla Mora, proprio sulla sirena Dalla Mora sbaglia la bomba ma era solo e il tiro sarebbe stato valido, quindi il time out di Rubi aveva dato i suoi frutti, le intenzioni erano buone, ha sbagliato Dalla Mora. Nella Turbo Air 2 punti Gnecchi, 10 Guerini, 4 Pedrotti, 1 Zecca, 7 Lulli, 10 Stokes, 4 Monzecchi. Nel Rimini 7 Scarone, 2 Romboli, 5 Pezzin, 7 Dalla Mora, 3 Semprini e 14 Angeli. Per il momento è tutto, ci sentiamo tra poco per la ripresa. Zecca 1 punto, Gnecchi 2 punti, Pedrotti 4 punti, Monzecchi 4 punti, Lulli 7 punti, Guerini 10 punti, Stokes 10 punti.
Casoli e Sembrini, mentre per Fabriano c'è l'americano Stokes, il più positivo dei suoi nel primo tempo anche per la modesta opposizione dei lunghi avversari. Quindi Monzecchi, Lulli, Guerrini e Rorato, in quanto Gnecchi in panchina con tre falli. Due tiri liberi a bersaglio per Dalla Mora, palla per Monzecchi, fallo su Monzecchi da parte di Casoli, che proprio non c'è oggi. Fallo del numero 9 Casoli, terzo fallo. Il terzo fallo per il lungo romagnolo proveniente dalla Fortitudo. Monzecchi va a impattare dalla lunetta. Non era entrato in quintetto Monzecchi, ha poi sostituito Pedrotti. Adesso realizza entrambi i tiri liberi, quindi 4 punti di Monzecchi in avvio di ripresa riportano di nuovo avanti la Turbo Air. Adesso c'è una penetrazione di Romboli, un gran pallone per Casoli che sbaglia un'incredibile schiacciata, era completamente solo Casoli, ha sbagliato una schiacciata facile, adesso sbaglia dall'altra parte Stokes, prende rimbalzo Casoli, la palla per Angeli, servito Dalla Mora che va a realizzare, a subire il fallo di Monzecchi. Per Dalla Mora 11 punti, secondo giocatore in doppia cifra per Rimini. Fallo di Monzecchi è il secondo, anzi il terzo. E ci sarà un tiro libero supplementare per Dalla Mora, mentre Giampiero ha subito punito Casoli richiamandolo in panchina e rimandando in campo l'ex biancorosso Stefano Pezzin. Dalla Mora ha sbagliato l'aggiuntivo e quindi sempre un punto di vantaggio per Rimini. Molti errori dalla lunetta per la formazione ospite. Adesso Lulli si incunea da sotto, va a provare una conclusione molto avventurosa e non può far altro che perdere il pallone. Angeli completamente solo, Romboli per la bomba, la sbaglia ma la palla lunga finisce nelle mani di Dalla Mora, quindi ancora Romboli. Può giocare di nuovo palla in attacco Rimini. Gianni Quaresima per TV Centromarche, un saluto anche agli amici romagnoli. Palla sotto per Semprini, fuori per Pezzin, dalla lunetta si avvicina Pezzin, scarica fuori, c'è un'infrazione di 3 secondi e quindi sciupa questa opportunità la formazione romagnola. Giampiero in piedi davanti alla sua panchina, come del resto Carmenati, a seguire le evoluzioni dei suoi giocatori. Nel primo tempo le due squadre hanno combattuto duramente su ogni pallone, ma non si è visto un basket molto bello, specie nella seconda metà del primo tempo. La confusione e l'improvvisazione l'hanno fatta da padrone. Adesso c'è una forzatura di Guerrini che sbaglia, ma c'è il canestro di Lulli, finisce a terra Guerrini. Per Lulli 9 punti, fermato il gioco, si rialza Guerrini, non dovrebbe essere niente di grave. Nel primo tempo, alla fine del primo tempo, c'era stato un analogo scivolone di Scarone che aveva subito la stoppata di Stokes, e Scarone è in panchina, non so se potrà giocare nella ripresa. Rimini è senza il suo straniero, l'americano Dugley. Bomba di Angeli e sbaglia Angeli, è il primo errore da 3 punti per Alessandro Angeli. Comunque è un folletto imprevedibile, va sempre tenuto d'occhio quando prova queste conclusioni. Infatti Giampiero adesso riprepara Scarone, che quindi ce la fa evidentemente. Rorato sotto, fa saltare prima Angeli, poi Pezzin, costringe al fallo il numero 10. Per Pezzin il secondo fallo, Rorato avrà 2 tiri liberi, Fabriano può allungare, adesso è avanti di 1. Dicevo, Rimini che in precampionato aveva dato una notevole prova di forza, soprattutto in Coppa Italia, eliminando alla grande Montecatini, un'altra delle aspiranti alla promozione in A1, e poi facendo soffrire niente di meno che i 3 volte campioni d'Italia della Buckler Bologna. Finora non ha confermato quello che di buono si diceva sul suo conto, anche appunto probabilmente per l'assenza
di Lì. Rorato ha realizzato entrambi i tiri liberi, sono i primi due punti per il play di riserva di Carmenati. Palla sotto di Angeli per Pezzin, fallo di Monzecchi, è il quarto fallo. Una brutta notizia per Carmenati, che è costretto subito a richiamare in panchina Monzecchi, a rimettere in campo Pedrotti. Tre minuti giocati in questo avvio di ripresa e Monzecchi gravato già di quattro falli. Adesso c'è un'infrazione di piede di Guerrini, quindi c'è l'azzeramento di 30 secondi, si ricomincia da capo per questa azione offensiva di Rimini. Ci sono sette squadre che hanno ambizioni di vertici in questo campionato di O2, oltre alle due che stiamo seguendo oggi, Cantù, Montecatini, Reggio Emilia, Napoli e Caserta. Mi sembrano le meglio attrezzate, forza moltissimo Dall'Amore in questa circostanza, si lamenta per un fallo che gli arbitri Reatto e Pascotto non hanno fischiato. Nel primo tempo un buonissimo arbitraggio dei due fischietti veneti, adesso un altro canestro di Stokes che sale a quota 12 e chiaramente Stokes fa un po' il bello e il cattivo tempo approfittando della sua buona vena e della modestissima serata in cui sono incappati i lunghi di Rimini. Un gran pallone di Angeli per Semprini che realizza e subisce il fallo di Rorato. Per Semprini 5 punti, per Rorato secondo fallo, un tiro libero supplementare per Semprini che ne ha sbagliati due nel primo tempo. Questa volta però realizza e quindi 6 punti per Semprini, e di nuovo Rimini a contatto con Fabriano, 48 a 46 il punteggio, partita lunghissima, oltre 16 minuti da giocare. C'è una vita. Lulli, che in pratica oggi sostituisce Coltellacci, finora non ha inciso molto sulla partita. Coltellacci non si è mai allenato durante la settimana per un problema fisico. Adesso realizza Pezzin il canestro del pareggio e settimo punto per Stefano Pezzin, che aveva iniziato male poi si è ripreso. Un'assenza importante anche quella di Coltellacci, chiaramente nelle file di Fabriano. Non so se Carmenati lo rischierà prima della fine della partita. 48 pari, difesa molto aggressiva di Rimini che recupera un pallone con Angeli e poi si proietta in contropiede, va a segnare e subisce il fallo di Rorato. Un grandissimo canestro di Angeli, terzo fallo per Rorato e Carmenati costretto a chiedere un minuto di sospensione. 16 punti Angeli, miglior realizzatore dell'incontro, 11 Dall'Amora, 6 Semprini, 7 Pezzin, 2 Romboli e 7 Scarone nel basket Rimini, 2 Gnecchi, 10 Guerrini, 2 Rorato, 4 Pedrotti, 1 Zecca, 9 Lulli, 12 Stokes e 8 Monzecchi nella Turbo Air. Dicevo, Lulli che in pratica oggi sostituisce Coltellacci ed era molto atteso alla prova in quanto è uno dei 4 volti nuovi della Turbo Air edizione 95-96, finora non ha prodotto molto per Carmenati e ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da un giocatore che l'anno scorso a Venezia ha disputato un eccellente campionato viaggiando a 19 punti di media partita e costituendo uno dei due punti di riferimento in attacco per la formazione lagurare insieme a Binotto, finito quest'anno a Cantù. Gli altri nuovi della Turbo Air di quest'anno sono Monzecchi, Rorato appunto, e Del Cadia, che però è nuovo relativamente in quanto aveva già giocato con la formazione biancorossa 4 anni fa. Adesso l'aggiuntivo per Angeli che dalla lunetta non sbaglia e quindi riporta più 3 Rimini. 51-48 per la squadra che è in difesa, difesa individuale proposta dagli ospiti.
Gnecchi di fronte Scarone. Gnecchi è rientrato per Rorato, perde malamente pallone Pedrotti nel tentativo di servire dentro Stokes. Scarone per Dalla Mora che va a inchiodare una schiacciata imperiosa in transizione, bellissima azione in capovolgimento di fronte di Rimini dopo questa palla recuperata in difesa. Più 5 Rimini. Gnecchi va alla bomba, la sbaglia, sotto canestro Lulli prende il rimbalzo, poi butta un pallone per aria alla Spera in Dio e c'è una contesa tra Semprini e Pedrotti, probabilmente vedremo se Semprini dovrà saltare con Pedrotti o con Lulli, e Lulli sicuramente non è nella sua miglior serata, in quanto anche in questa circostanza si è incaponito, intestardito sotto canestro, ha finito per buttare la palla per aria sperando in chissà che cosa. Poi per fortuna di Fabriano Pedrotti si è rifugiato in una palla a due che Fabriano controlla, in quanto il tocco di Semprini è troppo forte e Pezzin non riesce a trattenere la palla in campo. Può giocare di nuovo la palla in attacco Fabriano con la rimessa dal fondo di Roberto Guerrini per Gnecchi. Rimini ha avuto massimo vantaggio di 7 punti nel primo tempo, Fabriano di 6. La Turboaere è stata più a lungo in vantaggio rispetto ai romagnoli, che però non hanno mai mollato. Adesso c'è il fallo, mi pare fischiato un doppio fallo, forse sì, doppio fallo, fallo di Lulli e fallo di Semprini, forse fallo di no, Dalla Mora e fallo di Lulli. Lulli e Dalla Mora, quindi per Lulli il primo fallo, per Dalla Mora il secondo. Ci sarà la palla a due tra appunto i due giocatori pescati in fallo, la controlla Rimini e poi c'è un bel passaggio di Scarone per Angeli, da questi ancora Dalla Mora che va ancora a segnare in sottomano. Dalla Mora in grandissimo spolvero, un giocatore considerato da molto tempo una grande promessa del basket italiano, non aveva mai mantenuto fede a queste promesse, stasera sta giocando una grandissima partita, vedremo. Palla per Stokes che va ancora a realizzare 14 punti e Stokes mi sembra l'unico davvero ispirato della Turboaere stasera, pur non avendo fatto nulla di trascendentale, ma almeno il suo contributo in attacco l'ha dato. Palla per Dalla Mora, sotto per Casoli che è rientrato in campo, riceve di nuovo Dalla Mora, va al tiro Casoli, sbaglia di nuovo. Casoli è veramente inguardabile stasera e chiaramente Rimini si aspetta molto dal suo lungo italiano, perché è un giocatore di talento, di buone mani, anche se non è conosciuto come un rimbalzista, un difensore, però è sicuramente un giocatore di buon talento offensivo, ma finora ha fatto virgola. Esce Dalla Mora e rientra Romboli. Nel primo tempo c'è stata una frenetica girandola di cambi da una parte e dall'altra, soprattutto Giampiero ha mantenuto in campo lo stesso quintetto per pochissimi secondi, ha cambiato in continuazione nel tentativo di trovare l'assesto giusto, c'era riuscito parzialmente nel finale del primo tempo. Gnecchi alla bomba, è corta, palla per Casoli a rimbalzo, quindi Scarone, Romboli, 5 punti di vantaggio per Rimini che era salita in precedenza di nuovo a più 7 con il canestro di Dalla Mora. Angeli, Pezzin di fronte a Pedrotti, prova a batterlo uno contro uno, Pezzin sbaglia la conclusione, poi Casoli non trattiene la palla, errore di Pezzin e indecisione di Casoli a rimbalzo. Un confronto molto atteso tra Fabriano e Rimini, c'è grande rivalità tra le due squadre, le due società, sempre incontri molto combattuti, molto intensi tra queste due squadre. Gianni Quaresima per TV Centro Marche, le riprese di Walter Battistelli, palla sotto per Stokes, Stokes si gira e va a liberarsi molto bene a segnare
un grande canestro, sono 16 punti di Stokes. E poi Angeli commette un'ingenuità, ma gli arbitri vedono una deviazione di Gnecchi e assegnano la palla a Rimini. Stokes 16 punti, è di gran lunga il miglior realizzatore dei suoi, è l'unico punto di riferimento vero di cui dispone Fabriano in attacco. Tanto c'è stato un fallo di Guerrini nel tentativo di anticipare Scarone. Per Guerrini è il terzo fallo, sicuramente una situazione falli abbastanza delicata per i padroni di casa. Romboli, scuola Virtus, bomba Angeli, è ancora sfortunato. Angeli nel primo tempo aveva avuto 4 su 4 nel tiro da 3, nella ripresa 0 su 2, ma in entrambe le occasioni ha sbagliato veramente di un soffio. Palla per Scarone fuori, quindi Angeli completamente solo a tre punti, sbaglia di nuovo, 0 su 3 adesso nella ripresa per Alessandro Angeli, questa volta era completamente libero. Palla sotto per Stokes che va a segnare il suo 18° punto, e quindi Fabriano con un parziale di 6-0 riapre completamente la partita, si riporta a meno 1. Ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, quindi partita ancora tutta da giocare, apertissima. Scarone per Casoli, fallo di Lulli sul tentativo di penetrazione di Casoli sulla linea di fondo, secondo fallo per Lulli. Esce Angeli nel basket Rimini, rientra dalla mora, esce Stokes ed entra Del Cadia. Un cambio abbastanza difficile da capire questo, perché Stokes, come dicevo, era l'unico in grado di creare problemi alla difesa di Rimini in attacco. Terminati lo ha richiamato in panchina rimettendo in campo Del Cadia, probabilmente deve riposare l'americano di colore della Turbo Air. Si prepara a rientrare anche Zecca, mentre Casoli sbaglia anche il primo tiro libero, realizza finalmente il secondo e il primo punto per Casoli dopo quasi 30 minuti di partita. Certamente Rimini si aspetta qualcosa di più da un giocatore su cui ha investito molto come Casoli. Palla per Guerrini, non trova lo spazio per la bomba, si incunea, poi si fa soffiare la palla da Scarone che va in contropiede a segnare un bellissimo canestro nottante all'opposizione di Pedrotti. Per Scarone 9 punti, per Rimini di nuovo più 4. E ancora una palla persa dalla Turbo Air, perché la difesa di Rimini è molto attenta e molto aggressiva. Scarone, palla per Casoli, si avvicina a Casoli, va al tiro, sbaglia ancora. Incredibile Casoli, mamma mia, Giampiero sta impazzendo davanti alla sua panchina. Rimette in campo, rimetterà in campo Rusin, perché Casoli sta facendo veramente dei danni irreparabili. Rischiamo di perdere un altro pallone e il pubblico comincia un po' a spazientirsi. La difesa di Rimini sta lavorando veramente bene su ogni pallone. Adesso Pedrotti in penetrazione, sbaglia ma subisce il fallo di Pezzin, avrà due tiri liberi. Per Pezzin il terzo fallo. Esce intanto nella Turbo Air Guerrini, anzi esce Lulli ed entra Zecca. Guerrini invece va a parlare con Carmenati. Nella ripresa Guerrini non ha ancora segnato e l'attacco di Fabriano ha trovato molte difficoltà quando non è riuscito a servire la palla sotto a Stokes, che tra l'altro adesso è pure in panchina. Pedrotti realizza il primo tiro libero, ma Casoli dall'altra parte ha fatto veramente delle cose inenarrabili. In negativo per Pedrotti sono 6 punti, per Fabriano 2 le lunghezze da recuperare. Gianni Quaresima per TV Centro Marche, le riprese di Walter Battistelli, un saluto agli amici di Rimini.
È rientrato Rusin, come vi avevo preannunciato. Palla per Dalla Mora, che scarica fuori per Romboli, completamente solo. Bomba di Romboli, ignorato dalla difesa di Fabriano, e Romboli trova la sua prima bomba e sono tre punti molto pesanti. Adesso Pedrotti va a subire la stoppata di Rusin e quindi non trova il canestro. Scarone invece in penetrazione va a subire il fallo di Del Cadia. Per Del Cadia il secondo fallo per Scarone. Ci sarà una doppia possibilità dalla lunetta, mentre Carmenati prepara nuovamente Stokes. E Stokes entra al posto di Pedrotti, quindi va con il doppio pivot, se mi passate l'espressione, la Turbo Air, mentre Scarone trova con un po' di fortuna il primo tiro libero. E sbaglia il secondo, però c'è stata l'invasione di Del Cadia, quindi si ripete questo personale di German Scarone, di scuola Benetton. L'anno scorso ha giocato a Modena con il Menestrello. Scarone realizza e poi Giampiero lo richiama in panca, mettendo di nuovo sul parquet Alessandro Angeli. Ha ruotato finora in maniera frenetica i suoi uomini Giampiero Rubi, ma questi stanno rispondendo veramente bene, se è vero che la sua squadra a 9 minuti e mezzo dal termine avanti di 7 lunghezze, 63-56. In attacco Fabriano, si libera Agnecchi, può andare alla bomba e la sbaglia sotto canestro. Rusin riesce a deviare su Angeli, palla per Romboli, cerca di correre in contropiede Rimini, riesce Romboli a dare un gran pallone per Rusin, che subisce il terzo fallo di Del Cadia. Avrà due tiri liberi il numero 11 di Rimini, che nel primo tempo ne ha sbagliati altrettanti. Fallo di Del Cadia. La situazione si va facendo delicata per i padroni di casa, che adesso richiamano in panchina Del Cadia, rimettono in campo Pedrotti e Rusin a questi due personali, ma dalla lunetta non è sicuramente un'ira di Dio. Rusin non ha certamente la mano calda e infatti sbaglia entrambi i tiri liberi a sua disposizione. 0 su 4 per Rusin dalla lunetta e quindi possibilità sciupata dagli ospiti per salire a più 9, sarebbe stato il massimo vantaggio della partita da entrambe le parti. Gnecchi, che ha sbagliato tre bombe in questo secondo tempo, Guerrini non ha ancora realizzato, speriamo che si svegli in questo finale. Romboli, palla sotto per Stokes, Stokes si gira, va al tiro, sbaglia questa volta la conclusione, c'è un bellissimo tap-in di Zecca e poi subiamo un canestro in contropiede da Pezzin, perché non siamo stati veloci a ripiegare. Nel primo tempo era successa una cosa analoga a parti invertite, con un canestro facile facile da sotto di Lulli. Adesso si prepara a rientrare, Stokes si gira, va a segnare un magnifico canestro subendo anche il fallo. 20 punti di uno Stokes ispiratissimo e che evidentemente non si è lasciato arrugginire dalla sosta in panchina precedente. Per Pezzin, che ha commesso il fallo su Stokes, è il quarto. E Stokes dalla lunetta però non completa l'azione da tre punti, quindi rimangono 20 punti di Stokes e 4 le lunghezze da recuperare per Fabriano. Romboli, Dalla Mora, bomba di Dalla Mora, sbagliata sotto canestro, alla fine la palla nelle mani di Gnecchi, quindi Zecca. Gnecchi ancora, 64-60.
palla per Stokes, ancora fuori per Gnecchi, fuori per Guerrini che prova la bomba, è completamente sbagliata, cortissima. Guerrini irriconoscibile stasera, soprattutto in questa ripresa. 7 minuti e mezzo, si prepara ad entrare Lulli nella Turbo Air, vedremo al posto di chi. Angeli, Dalla Mora, ancora Angeli, di fronte a Gnecchi, Angeli. Ribaltamento su Dalla Mora, ancora una bomba di Dalla Mora e questa volta un grande canestro di Dalla Mora, 18 punti. Indubbiamente l'assenza di Coltellacci pesa nelle file della Turbo Air. Coltellacci è un giocatore vincente, determinato, sempre pronto a lottare. Intanto replica Pedrotti con il suo 8° punto realizzato da distanza ravvicinata. Quindi Fabriano mantiene il contatto, deve recuperare 5 punti, mancano 6 minuti e 40 secondi, quindi di tempo ce n'è a sufficienza. Palla per Angeli. Romboli, penetrazione Romboli, va al tiro, sbaglia, sotto canestro, la palla nelle mani di Guerrini. Gnecchi. Guerrini, penetrazione, subisce il fallo di Angeli, è il secondo fallo, non ci sono ancora i tiri liberi per la Turbo Air, c'è un doppio cambio nelle file di Rimini, rientrano Pezzin e Scarone al posto di Rusin e Romboli, probabilmente. No, già uscito un altro giocatore, francamente non mi sono accorto. Intanto Lulli prende il posto di Guerrini nella Turbo Air, come dicevo Guerrini assolutamente nullo in questo secondo tempo, non ha realizzato, ha sbagliato molto, ha forzato, non ha trovato mai la via del canestro. Palla per Pedrotti sulla rimessa dal fondo, Gnecchi, c'è Angeli su Gnecchi, molto aggressivo. 6 minuti esatti alla fine della partita, Fabriano deve recuperare 5 punti, alla palla in mano. Ancora Gnecchi, gioca per linee esterne, Fabriano prova la bomba con Zecca e la trova. Sono 6 punti di Zecca, un canestro veramente importante per l'ex Fortitudino. Adesso soltanto 2 punti separano le due squadre che in questo momento sono ancora più vicine, perché Rimini butta via un pallone e Giampiero Rubi chiede 1 minuto di sospensione per freddare un po' le teste dei suoi giocatori che si sono un po' scaldate in questi ultimi momenti della partita. 2 punti Gnecchi, 10 Guerrini, 2 Rorato, 8 Pedrotti, 6 Zecca, 9 Lulli, 20 Stokes, 8 Monzecchi nelle file dei padroni di casa. 11 Scarone, 5 Romboli, 1 Casoli, 9 Pezzin, 18 Dalla Mora, 6 Semprini e 17 Angeli per il basket Rimini, che al ritorno in campo subirà questo attacco della Turbo Air, che potrebbe impattare a quota 67 o con un'azione da 3 punti portarsi addirittura in vantaggio. 5:38 al termine, quindi in pratica quello che è stato fatto finora non conta nulla. Si decide tutto negli ultimi giri di lancetta. Chiaramente Fabriano e Rimini possono recriminare entrambe per assenze importanti, Fabriano per quella di Coltellacci, Rimini per quella dell'americano lì e anche per quella del nazionale juniors Righetti. Palla per Pedrotti, prova a penetrare Pedrotti, va al tiro, sbaglia ma subisce il fallo di Semprini. Per Semprini è il primo fallo e Pedrotti avrà 2 tiri liberi per il possibile pareggio. A 5:22 dalla fine. Finora Fabriano ha avuto pochissimo dai perimetrali,
Mi riferisco soprattutto ai due titolari, Gnecchi e Guerrini. Nella ripresa assolutamente niente, nel primo tempo 12 punti. Mentre Rimini ha avuto pochissimo dai lunghi e molto dai perimetrali. Quindi una partita a parti rovesciate, con Pedrotti che raggiunge la doppia cifra con i due tiri liberi insaccati e parità a quota 67. Con un parziale di 5-0 Fabriano ha completamente riaperto la partita e adesso subisce questo attacco di Rimini con Scarone che tenta di dare un improbabile pallone sotto per Semprini, si inserisce Gnecchi, palla per Stokes, Stokes al tiro, realizza il suo 22esimo punto e Stokes ha veramente sbagliato pochissimo stasera, giocato una grande partita e sta trascinando la sua squadra alla vittoria. Scarone va al tiro da sotto e realizza in percussione il canestro del pareggio, 13 punti per Germa Scarone, giocatore di grandissimo talento che deve ancora disciplinarsi, deve imparare a comandare la squadra, organizzare il gioco per i compagni, ma è sicuramente un talento eccezionale sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico. Bomba di Zecca, bersaglio Zecca, è la seconda bomba consecutiva per Domenico Zecca, che è un po' il coniglietto che esce dal cilindro della Turbo Aire in questo finale di partita. Palla per Pezzin, dall'angolo Pezzin sbaglia la conclusione, però prende il rimbalzo e subisce il fallo. Semprini avrà due tiri liberi. Sei punti pesantissimi messi a segno da Zecca, mentre Rubi rimette in campo dalla Mora al posto di Angeli. Zecca ha commesso intanto il terzo fallo su Semprini, che avrà due tiri liberi. Siamo negli ultimi 4 minuti di partita, Semprini ha la possibilità di ridurre il passivo della sua squadra con questi personali e Rimini ha sciupato una marea di tiri liberi e sicuramente in una partita equilibrata con punteggio stretto questi errori dalla linea pesano in maniera notevole. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Walter Battistelli, secondo personale per Semprini, va questo e quindi sono 7 i punti di Semprini, sono 2 i punti di vantaggio per la Turbo Aire che sta giocando con il quintetto formato da Gnecchi, Pedrotti, Lulli, Stokes e Zecca. Palla sotto ancora per Stokes, questa volta non trova lo spazio per girarsi, riapre per Zecca, Zecca in penetrazione, va a tirare, sbaglia sotto canestro, la palla viene toccata secondo l'arbitro reatto da Semprini e quindi ci sarà la rimessa per la Turbo, 3-29. Un'altra opportunità in attacco con 30 secondi a disposizione per la Turbo Aire, adesso Stokes si fa anticipare e però Scarone non riesce a tenere la palla in campo e quindi ancora un pallone in attacco per la Turbo Aire che deve concretizzare questa azione, perché quando si hanno più possibilità nella stessa azione bisogna segnare anche per dare un bel colpo al morale degli avversari. Una partita molto sentita, molto attesa, c'era molta curiosità per vedere all'opera queste due squadre pretendenti al vertice, francamente non è che abbiano offerto uno spettacolo da leccarsi i baffi, tutt'altro, ma era prevedibile che in una partita così tirata, così intensa e così emotiva il bel gioco e le finezze lasciassero lo spazio al cuore, alla grinta, ai muscoli. Rimessa laterale la effettuerà Lulli mentre si provvede ad asciugare il parquet. 3-21 nella pallacanestro sono un'eternità,
200 secondi da giocare ancora e quindi molti possessi da una parte e dall'altra per rovesciare questo risultato, per permettere alla Turbo di allungare. Gnecchi, c'è Angeli su Gnecchi, Zecca che va a subire il fallo di Dalla Mora, il terzo fallo. Quarto fallo Dalla Mora. Due tiri liberi per Zecca, che sicuramente è stato il grande protagonista di questo finale di partita, qualunque sia l'esito dell'incontro. Realizza anche dalla lunetta Zecca, ha messo a segno due bombe consecutive e questo tiro libero. Mette anche il secondo Zecca, 11 punti, 10 nella ripresa, praticamente tutte nel finale. Bomba dalla Mora, bersaglio. 21 i punti dalla Mora, che è il miglior realizzatore della formazione ospite. Lulli si avvicina, va al tiro da sotto e realizza un grande canestro. Gianluca Lulli, 11 punti. Angeli, palla sotto, si avvicina, va al tiro, sbaglia, ma c'è il fallo dalla Mora. Poteva essere ancora un'azione da 3 punti, ma questa volta non ha trovato il canestro. Quarto fallo Lulli, esce Scarone, entra Romboli nel basket Rimini. Due tiri liberi, Andrea Dalla Mora, 76 per chi subisce i tiri liberi, 73 per chi li effettua, adesso 74 perché Dalla Mora, contrariamente ai suoi compagni, è preciso dalla linea, ha sbagliato finora un solo personale. Mette anche questo. Diventa il miglior realizzatore dell'incontro a quota 23, Andrea Dalla Mora, proveniente da Trieste, dove ha giocato lo scorso anno, anche se è un giocatore di scuola Fortitudo Bologna. 76-75, 2 minuti e 20 al termine, ogni palla vale il doppio adesso. Lulli tenta di servire sotto Stokes, difficoltà a controllare, però riesce a dare a Zecca che si incuna, va al tiro. Realizza un altro canestro proprio inventato Zecca, 13 punti, 79-78-75, 2 minuti alla fine. Scarone, Angeli, Dalla Mora, penetrazione Dalla Mora sotto Semprini che va a realizzare 9 punti Semprini. 78-77, 1:40 alla fine, 100 secondi da giocare, un punto di vantaggio per la Turbo Air con penetrazione di Gnecchi, servizio per Pedrotti e fallo di Scarone. Due tiri liberi per Davide Pedrotti, che forse se avesse meglio controllato il pallone avrebbe anche potuto realizzare il canestro subendo il fallo e quindi completare un'azione da 3 punti veramente fondamentale. Adesso i tiri liberi sono fondamentali e chiaramente Fabriano finora si è dimostrata più precisa di Rimini. E Pedrotti mette entrambi i tiri liberi, 12 punti anche per Pedrotti. Scarone, a tiro Scarone realizza un canestro, arresto e tiro a centro area, 15 punti per Scarone, risponde colpo su colpo Rimini, non molla un centimetro. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di partita, 1:15 alla fine. Stokes, c'è Semprini aggressivo lontano da canestro su Stokes. Gnecchi, Angeli su Gnecchi,
Pezzin si occupa di Pedrotti, vediamo Gnecchi, serve Pedrotti dalla lunetta, fallo su Stokes di Semprini e quindi per Stokes due tiri liberi. Secondo fallo di Semprini, due tiri liberi per Marcus Stokes, finora indubbiamente il miglior giocatore della Turbo Air, anche se il finale di Zecca merita veramente un applauso con 12 punti tutti realizzati in questi ultimi minuti di gara, quando i palloni erano veramente importanti, fondamentali, decisivi. Un minuto e un secondo, due tiri liberi per Stokes, è chiaro che entrambi a bersaglio vorrebbe dire più tre per Fabriano, che metterebbero un po' di pressione in più a Rimini. Stokes non sbaglia, non ha sbagliato assolutamente nulla finora il colored di Fabriano, una gran partita per lui. Sbaglia il secondo rimbalzo di Pezzin. Per Stokes 23 punti, Rimini a giocare questo pallone per il possibile pareggio. Scarone, dalla Mora, bomba dalla Mora a bersaglio. Un eccezionale dalla Mora a portare avanti di un punto Rimini quando mancano 36 secondi. Fabriano non potrà giocare questa palla fino al termine, Rimini avrà 10 secondi a disposizione. E Pezzin riesce quasi a recuperare un pallone con un grande intervento difensivo su Pedrotti, chiede un minuto di sospensione intanto Carmenati, probabilmente ci sarà da rimettere in campo Guerrini, che anche se non ha fatto nulla di buono in questo secondo tempo ha comunque sempre un giocatore in grado di inventarsi il canestro decisivo. Vedremo che cosa deciderà Roberto mentre Giampiero sta parlando con i suoi uomini. A 29 secondi dal termine, Fabriano avrà 17 secondi per completare la sua azione d'attacco. Rimini poi ne avrà almeno 12 per replicare, eventualmente se ce ne sarà bisogno. 2 Gnecchi, 10 Guerrini, 2 Errorato, 12 Pedrotti, 13 Zecca, 11 Lulli, 23 Stokes, 8 Monzecchi nei padroni di casa, 15 Scarone, 5 Romboli, 1 Casoli, 9 Pezzin, 26 Dalla Mora, 9 Semprini e 17 Angeli nel basket Rimini, che in precedenza con la terza bomba, anzi la quarta bomba di Dalla Mora, ne aveva segnata una nel primo tempo, 3 nella ripresa, si è riportato avanti di un punto, 82 per chi subisce questo attacco, 81 per chi ha la palla. A 29 secondi dal termine, Gianni Quaresima, TV Centromarchia, infatti è rientrato Guerrini, vedremo che cosa deciderà di fare la Turbo Air in questa azione. C'è Angeli su Guerrini, va al tiro da due e sbaglia la conclusione, Lulli però prende il rimbalzo in attacco, va al tiro, realizza e subisce il fallo, realizza e subisce il fallo, una grande azione di Lulli che non aveva combinato nulla di buono finora. E adesso c'è subito il minuto di sospensione chiesto da Rimini. Un errore di Guerrini che era andato a provare l'uno contro uno, aveva sbagliato la conclusione, sul rimbalzo c'è stata una lotta furibonda che ha premiato Lulli, che ha fatto valere il suo ingombro volumetrico e ha costretto al fallo Semprini, realizzando anche il canestro che riporta avanti Fabriano di un punto, 83-82, ma mancano ancora 13 secondi e quindi Rimini, qualsiasi sia l'esito del tiro libero supplementare di Lulli, potrà giocare un altro pallone in attacco, mentre intanto l'arbitro va a richiamare la Turbo Air che si era attardata intorno al proprio coach. Veramente un'invenzione di Lulli sull'errore di Guerrini. Avesse preso la palla un giocatore riminese probabilmente la partita sarebbe finita, e invece Lulli ha preso non solo il rimbalzo, ha segnato, ha subito il fallo, quindi può portare intanto Fabriano a più due. Sbaglia,
Quindi 13 rimangono i punti di Lulli, mancano 10 secondi. Scarone, penetrazione Scarone, sospensione, realizza Scarone, un secondo alla fine, finisce la partita e vince Rimini con un grande canestro in penetrazione di Scarone. 17 punti di Scarone, vittoria di un punto, 83-84 per il basket Rimini che spugna il Palasport di Fabriano nonostante l'assenza del suo straniero. E poi i giocatori romagnoli vanno a salutare il gruppetto di tifosi che li ha seguiti in questa trasferta marchigiana. Concludiamo con i tabellini, la Turboae 2 Gnecchi, 10 Guerrini, 2 Rorato, 12 Pedrotti, 13 a testa Zecca e Lulli, 23 Stokes, 8 Monzecchi, nel Rimini 17 Scarone che ha segnato il canestro decisivo, 5 Romboli, 1 Casoli, 9 Pezzin, 26 Dalla Mora, 9 Semprini, 17 Angeli. Una partita che si può sintetizzare in questo modo: Fabriano ha avuto pochissimo dai suoi perimetrali ad eccezione di Zecca nel finale, ha avuto Gnecchi e Guerrini assolutamente inesistenti specie nel secondo tempo, però ha avuto un buonissimo contributo da Stokes che ha segnato 23 punti, è stato sicuramente il migliore in campo per i suoi. Rimini invece non ha avuto praticamente nulla dai suoi lunghi, ma ha avuto tre perimetrali in grandissima serata, mi riferisco a Scarone, ad Angeli e soprattutto a Dalla Mora che con le sue tre bombe nella ripresa ha veramente scavato un solco importante in favore di Rimini. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima vi saluta, ringrazio TV Centro Marche e l'operatore Walter Battistelli per le riprese, saluta gli amici di Rimini, vi dà appuntamento alla partita di giovedì a Padova contro la Flora e poi a quella di nuovo casalinga di domenica. Buonasera.